crisi del commercio a Mercato San Severino, accentuatosi negli ultimi tempi per l'emergenza Covid. Ovviamente i centri commerciali, internet soprattutto, hanno messo in ginocchio il piccolo esercizio commerciale. Ne parliamo con uno storico commerciante di Mercato San Severino, Carlo Casale. Signor Casale, la crisi del commercio e soprattutto come se ne esce? In questo momento non è che si può uscire facilmente, è una cosa che andrà a lungo. Ovviamente ci sono alcuni canali dove chi riesce tecnologicamente ad addentrarsi può non guadagnare come prima, ma almeno salvaguardare il minimo interesse. Ecco, sto parlando di a Amazon, i soliti i siti commerciali che attualmente la fanno da padrone in Italia e in tutto il mondo. Ecco, ma per il piccolo commerciante, per il piccolo esercente, il bottegaio, c'è futuro? Si deve organizzare e se sì, come? Allora, il piccolo bottegaio, per quanto io ne so, è quello che è munito, usufruisce di una pensione già, è già un pensionato e sta nel negozio. Io prendo il caso di Mercato San Severino, per quello che so, il 50% dei vecchi commercianti che stanno ancora nel negozio stanno lì non tanto per vendere, per evitare di andare davanti a un bar ed aggravare la situazione, che poi vendicchiano qualcosa e tutto guadagnato, sempre se alle spalle hanno una minima pensione. Ecco, ma come mai tante saracinesche abbassate anche nel centralissimo Corso Diaz? Sono abbassate per i motivi che ho esposto precedentemente. Oggi il commercio è diventato virtuale, non esiste più. Ci sono anche fitti alti, qualcuno dice, fitti dei negozi, dei locali. Diciamo che chiudono anche i proprietari di negozi. Mio figlio è uno dei tanti, parlo delle cose che conosco in prima persona. Mio figlio è proprietario del negozio, in ogni caso senza il sito virtuale Memory Stock che fa un fatturato almeno dell'80% del venduto. Quindi, mi perdoni, invito anche altri colleghi di fare altrettanto, cioè attrezzarsi tecnologicamente. Se ci riescono l'hanno già fatto, quelli che hanno un figlio che è capace, altrimenti chiuderanno. Ripeto, quelli che... Pessimista da questo punto di vista, non ci sono alternative. Ma non pessimista, io direi realista, perché una cosa è guardare la realtà dei fatti. Come continuo a dire che chi sta ancora in un negozio è il vecchio pensionato, perché oggi è tutto in si è trasformato tutto in grandi magazzini. Oggi chi deve fare un acquisto non solo va per acquistare quello che gli serve, ma compra cose che probabilmente quando è partito da casa non avevi in progetto di acquistare. Trovandosi lì con la moglie, stasera che ci mangiamo, ci stanno i surgelati, che dice, pigliamo sì che stasera non vogliamo cucinare, scarfiamo queste due cose. Ecco la vendita extra che fanno i grandi magazzini, perché quelli sono partiti da casa per acquistare solamente i lacci per le scarpe, certo. Poi se ne viene che la busta ieri già ci trovavamo, chi lo fa la sera, esatto, il famoso shopping. Questo non è altro che il riflesso dell'America di 50 anni fa. Ecco, secondo un'indagine della Confcommercio, anche della Camera di Commercio di Salerno, cioè che molte attività medio piccole sono chiuse, sono fallite perché non hanno gestione familiare e devono pagare i fitti molto alti. Anche questo è uno dei componenti che ha messo in ginocchio i piccoli commercianti. Questa è la verità, perché come fanno un commerciante? Cioè non è che un proprietario del locale dice vabbè, visto che c'è una crisi ti dimezzo il fitto. Anzi no, lui dice se non lo vuoi te ne vai, mi dai le chiavi, tanto io ne tengo altri 10 dietro, anche se non è vero. Perché purtroppo, ripeto, oggi il commercio è solamente virtuale ed è anche una moda, perché chi ha un figlio che sa tecnologicamente fare l'acquisto su eBay, sui vari siti commerciali, scaccia la carta di credito, papà che ti serve? Mi perdoni, lei prima parlava di shopping, venendo meno questo, cioè il contatto diretto, viene meno anche la socialità, parlare, scherzare, poi mi riferisco
principalmente ai bar, ai pub, pizzerie, ristoranti. Bar, la pizzeria funziona ancora. Funziona ancora perché ho capito compleanno, ne ho l'onomastica, però anche in questo settore, se andiamo a verificare, il 50% sono chiusi. Sono chiusi perché io a sera, oggi la pizza dovevi andare per forza in pizzeria. Oggi non è più così, prescindendo dal fatto che io vedo Just Eat, tutte queste cose che riesco a capire relativamente, perché mi è capitato di andare ospita a casa di un amico e lui ha detto: che vuoi pigliare? No, non ti scomodare, manca pigliare. Dice: no, ma chi ci porta fino a qua? Come sarebbe a dire? Ma ti faccio vedere come si fa? Cacciata la catena. Oltre ai negozi tradizionali, anche quello della ristorazione rischiano il problema di queste grasse catene? Anche la ristorazione è soggetta a questo danno. No, anche la ristorazione è soggetta a questo danno. Per alcuni è stato un vantaggio, perché chi lo sa fare, io ho un nipote che in passato lo faceva, oggi fa un'altra attività, però tanti locali, il 90% del venduto è rivolto proprio all'informatica, cioè oggi tu mangi la pizza, scegli la pizza, là vai, clicca. Passa coi tempi a essere tecnologico, esatto. Cioè il commerciante vecchio stampo ormai è finito. No, relativamente è finito, perché ci sono anche, noi non dobbiamo parlare solo di commercio, ci sta anche l'artigianato, perché pure gli artigiani vanno soggetti a crisi. Cioè è chiaro che chi faceva un calzolaio oggi va in un grande magazzino, un paio di scarpe come questi, mestieri come questi, calzolaio, sarto, sì, stanno scomparendo. Ma no, non esiste più che vai a riparare la scarpa. Oggi una scarpa decente con 20 euro, 25 euro arriva fino alla casa. Ma allora la persona giustamente dice: io non paio scarpe buone e pago 150 euro, qua 25 me ne accatto 4, perché nel momento che si rompe io le butto e me ne accatto un'altra. Certo, un'ultima domanda e rimaniamo nell'ambito locale, Mercato San Severino. Ecco, cosa dovrebbero fare secondo lei le istituzioni locali, il comune ed altri, per rilanciare l'attività commerciale a Mercato San Severino? Voglio dire una cosa importante: il nostro comune, già dal nome Mercato San Severino, fa intendere una esperienza nel settore. Ecco, per esempio, organizzazione di eventi, ridurre le tasse, questione dei parcheggi. Cosa si dovrebbe fare, almeno a Mercato San Severino, per non far chiudere tutti gli esercizi commerciali? Per non far chiudere gli esercizi commerciali, forse dirò una battuta, sono abituato alle battute. Oggi ci vorrebbero i miracoli. Non più l'idea del sindaco, il sindaco può, non ma può fare molto. Ma eventi, per esempio, ma eventi, chiudendo il corso, stanno lanciando delle idee così. Chiudendo il corso vi faccio pure prima, perché noi siamo abituati ad entrare con le auto nei negozi. Ecco perché funziona un grande magazzino. Un grande magazzino, tu parcheggi, non si paga niente, stai tranquillo, non devi dare. Invece a San Severino, innanzitutto il posto non c'è, perché quei 10 posti sono occupato dai commercianti, che intelligentemente evitano che qualcuno può entrare e comprare. Non è una battuta, è la verità, perché se andiamo al corso, le 50 auto che parcheggiano anche senza controllo, perché è inutile mettere 2 euro loro, mezzo, non ci sta nessuno che la guarda, quindi no, togliete almeno il caffè. Le notte bianche sarebbero dei palliativi. Sì, no, infatti, quella è proprio una parola bianca, proprio, dice tutto, hai capito? È la mosca bianca, una volta. Come se ne esce, signor Casano? Allora, non te ne esci, perché poi andiamo a verificare pure quanti negozi voi con la telecamera potete fare un giro per il corso, forse l'avete già fatto, e vedete che la gente chiude, specialmente chi ha già una pensione o ha trovato un altro rimedio, che è uno qualsiasi, ci stanno i contributi statali, i contributi che stanno dando, i famosi ristori, i famosi ristori li stanno dando proprio per anticipare l'idea della chiusura, per far sì di dare posto ai giovani, che possa cercare un posto di lavoro, ci siano, fa una cosa, fa mettere un negozio, e se lo ha dato la possibilità di dare un posto di lavoro che non c'è. Questa è la verità. E chiudiamo con un suo appello, sia ai commercianti, piccoli commercianti,
anche all'amministrazione comunale di Mercato San Severino? Oh, secondo me l'appello che faccio è quello di evitare di vendere i soliti prodotti che vendono tutti. Specializzarsi in qualche altra cosa. Ci saranno delle merci in cambio di auto e moto d'epoca, faccio un esempio. Può darsi, anche questa, anche se non c'è troppa domanda, questa è la verità. Però un esempio, guarda, io sono nel settore discografico, ormai se vuoi comprare un disco lo devi comprare solo su Amazon. Ma mi togli una curiosità, perché l'ho sentita per televisione l'altro giorno, ma è vero che è ritornato il mercato del vinile? Allora, il vinile è un tentativo che si sta facendo, perché si vuol cercare di tornare al vinile, perché un vinile si capisce facilmente, non è registrabile, quindi non ci sarà più Baierri, Enrico Frattasi di Napoli, che molti conoscono, che è stato chi ha dato l'input con le cassette Sony a far distruggere questo mercato. Non vorrei avere una querela di diffamazione, però tutti conosciamo le cose come stanno, anche perché ne hanno parlato. Torniamo alla domanda originale, un appello ai suoi colleghi commercianti del piccolo dettaglio e all'amministrazione comunale di Mercato San Severino. L'amministrazione comunale di Mercato San Severino dovrebbe promuovere un settore commerciale, facendo sì che dove c'è una perdita da parte dell'esercente, di contribuire con delle somme e far fare delle manifestazioni, tipo la chiusura del corso con 2 giorni alla settimana, potrebbe essere sabato, sì, in un fine settimana, anche a favore della domenica mattina, per esempio. Io ho sempre contestato le amministrazioni locali, le quali non hanno mai sfruttato la presenza sul territorio dell'università, dove gravitano direttamente o indirettamente circa 40.000 persone, tra studenti, docenti e personale. Allora tu hai messo il dito proprio nella piaga, perché lo studente universitario è quello che più di tutti sa come fare per far arrivare o pacca in un determinato orario, perché oggi si può scegliere il posto e l'orario, cioè l'universitario può fare un'ora. Io mi riferivo, faccio un esempio, torniamo al fatto degli esempi. Di organizzare settimanalmente un evento, magari con una navetta che porta gli studenti in questo luogo, ti faccio un esempio, la Villa Comunale a Sant'Angelo o in altre realtà, in modo tale che ci sia un'aggregazione ovviamente degli eventi che promuovono artisti locali. Tutto questo ovviamente sempre dopo Covid, aver superato questa emergenza pandemica. Io per un periodo sono stato in politica, però ho notato che da allora, da quando fui eletto disgraziatamente consigliere comunale, ad oggi non è cambiato poco niente. Tutto quello che si fa solo e esclusivamente per accaparrare voti, non per il bene del popolo. Solo per interessi personali. Io non ho mai visto uno che si è dato da fare, almeno fino a oggi, io ho 75 anni, tra poco 76, finora non mi risulta che qualcuno si sia imboccato le mani e ha detto dobbiamo fare qualcosa per il commercio al Mercato San Severino. Che io sono stato consigliere comunale nel periodo di Vincenzo Erra, erano 14 della maggioranza, più 2 del vecchia DC, più 2 del Movimento Sociale, era io e mio cognato, e ci telefonavano quando dovevano approvare il pagamento delle fatture. Ecco dovevamo c'eravamo ridotti. Io non so adesso le cose come sono cambiate, però credo che siamo sempre nello stesso posto. Grazie.